che scende. Sarà quell'uomo il suo cuore benedetto che è sceso dalle scarpe dal letto, si è sentito solo e come un uccello che in volo, e come un uccello che in volo si ferma e guarda giù. Ragazzi, è tutto dal vivo, eh? Nerdology è già partita. Allora, tutto dal vivo. Guardate quanto siamo belli oggi. Oggi sì. Eh? Sì. Oggi, c'è anche Alessandro che è tornato a trovarci. La... Oggi parliamo verso là, Ale, tutti verso destra. Ok. Dai, la paura. Ok? Ok. Lorenzo è l'uomo che resiste alle temperature più estreme. Estreme, vestito come se fosse sì, esatto, gennaio inoltre. Non riesco a capire che cavolo di tempo fa. Sai che ci sei anche tu nella sigla di Nerdology? Sì. Allora, guarda, vediamolo un po'. Dove sta? Dove sta? Oh, non lo vedo. Deve stare dentro Luganzo. Ecco, Luganzo. Apri il gestore dei file, allora, la seconda. Eccolo. Oh, eccolo qua. Adesso metto su. Vai, andiamo. Buonasera. Buonasera! Non ridurre icona e vediamo un po' se parte lo stesso. Cioè, non ingrandirla, vedi un po' se parte piccola. Raga, queste sono le novità del nuovo. I quindi, problemi del così. Della diretta, adesso siamo degli improvvisatori. Ragazzi, provo a metterla da un'altra parte. Non so dove la vuoi mettere perché. Aspetta, dove vorresti ficcare questa pennetta? Allora, qua, se va un po' meglio. Fermiamo eccolo. Pure Bruce Springsteen, maledetto. Allora, vai. Proviamo a vedere se adesso. Eccolo. Luganzo. Non esiste. Non esiste. Ragazzi, ma abbiamo già capito che avremo dei grossi problemi con questo connettore USB. Madonna, va bene. Niente, ok, ragazzi, le gioie dirette la prossima volta ci organizziamo per far sì che non succeda più. Perché qui è stato cambiato tutto. La possiamo fare noi a voce. Ok. Ciao, prossime volte ci organizziamo meglio. La sigla è partita. Noi pure decapoggia. Noi vediamo un po'. Se perlomeno riusciamo a mettere qualche musica. No, proprio ragazzi, no. Non c'è. Abbiamo qui alla la grande musica dagli MP3. Va bene, comunque. Va bene, meno male che ci stanno quelli. Meno male che ci stanno quelli. Andiamo subito su player.it. Parleremo, c'è anche qui la mega pagellona di Game of Thrones che potrebbe darci tanti spunti. Mi spoglio per la gioia delle femmine. Sta succedendo qualcosa, la tastiera non scrive. Non scrive la tastiera? Questo credo che sia a causa mia, credo. Ai. Perché la tastiera è collegata via USB. È successo qualcosa? È questo qui che la tastiera non va. Non va perché c'è collegato questo. Prova adesso. Sì, ora adesso va. E allora è questa cosa che non questi funziona. Questi moltiplicatori USB in realtà sono una merda. Okay, dobbiamo fixare questo problema in termini informatici. È un problema generale. Qui dovremmo riuscire a capire dove si possono ficcare gli USB. Non te lo fa di perché qualcuno vorrebbe anche rispondere male, però penso lì sotto, forse questo allora, è l'uscita. Forse questo qui. Proviamo ragazzi, a forse ce l'abbiamo. Forse ce l'abbiamo? Proviamo a vedere. Ragazzi, adesso c'è una data per la serie di The Witcher. Che già. Sì, solo che è apparso là, guarda. Apparso là? Ganzo!
Ganzo, aspetta. Allora, è parso qua e non riusciamo a... Ah, perché quello è il case di quel PC lì. Ah, hai capito. Allora, vediamo un po' se lo possiamo mettere qua. No. Però non ce lo fa aprire. Eccolo. Cioè, rendiamoci conto, ragazzi. Cioè, sì, però io non toccare troppo sto schermo ora. Cioè, come l'impressione che è meglio non toccarlo. Sì, ok. Allora, niente. Lasciamo stare, togli... Non togli okay. Tutto. Ok, no, allora non lo potevo fare, allora, evidentemente. Allora, torniamo a noi. C'è questa data che sembra essere quest'autunno per la saga di The Witcher 3. Mm-hmm. Per la saga di The Witcher serie TV, che ricordiamo non calcherà la trama dei videogiochi. Esatto. Ma calcherà la trama dei 9 libri famosi. Faranno quindi una specie di Game of Thrones. Sì, con The Witcher. Sperando fatto bene. Allora, qui c'è una. Qui, come sempre, noi siamo associati a Player.it, siamo il podcast salutiamo ufficiale. Ragazzi. Salutiamo i ragazzi di Player.it, come sempre. È un bellissimo sito, se non lo conosci, stanno tutte le recensioni di videogiochi, danno consigli sui giochi da giocare, ti piacerebbe moltissimo. Questa è una pagella che loro fanno per le serie TV. Questa è Game of Thrones, poi parliamo anche di... Tra l'altro ci parlerà Alessandro della Nitro Oxide Edition di Crash Team Racing, che è un'edizione speciale. Quello andrà a ordinarsi tra poco per averla appena uscita. Tra poco ce ne parla. Allora, esatto. Come sempre, la puntata di Game of Thrones, la migliore delle peggiori, probabilmente. Allora, sì, secondo me è stata la migliore delle peggiori, per certi versi. Comunque, giusto. Giusto, no, ragazzi, è un personaggio che ha guadagnato 500 punti di esperienza. Allora, perché... davvero difficile giudicare la sessione del cocco del master. Di fatto non fa assolutamente niente per evitare il disastro con sua moglie e zia. Sì. Sopravvive dando giusto qualche spada a quella gente che non arriva nemmeno vicino per sfiorarlo. Insomma, brutta sessione per il nostro giovane, alcune battute, you are my queen, praticamente un sottoceto con la spada. Esatto. E questo è il dipinto perfetto del Jon Snow imperituro. Una cosa, scusate, ma sono curioso di vedere che cosa qui, se mi compare. Eccolo, la cartella non esiste. Sì, però la cartella non esiste, però intanto ci sta. Ok, quindi ok, benissimo, non in funziona. In qualche modo non mi funziona la pennetta. Comunque, è che è vero, una cartella scritta NAS, non vorrei che si collega. Esatto. Allora, che succede? Su Game of Thrones sta succedendo che probabilmente hanno dei problemi forse più grossi di quelli che immaginiamo. Allora, andiamo peggiorando di puntata in puntata. Allora, manca una puntata sola di domenica. Andiamo con ordine. E tremiamo. Prima di tutto, la quarta puntata. Secondo me è stata una merda più colossale, l'abbiamo detto la volta scorsa. Ma un'ora di che? Un'ora di niente? Di nulla, assolutamente. Eppure avevano la possibilità di approfondire determinate cose, poi considerando poi come è andata la quinta puntata. Ragazzi, io veramente, forse hanno fatto 6 episodi perché sapevano che sarebbe sfociata nel ridicolo, probabilmente. Togliamo l'infamia il più presto possibile. La cosa, allora, quello che penso io è che fondamentalmente sì, qui avranno no, non hanno commentato i nostri disastri tecnici. Sì, non vi preoccupate, che adesso oggi ci sarà anche un gameplay, sì, se non esplode il mondo prima. Il gameplay. Tra l'altro il cavo HDMI, esatto, ahimè, quello può essere il problema, che qui non vediamo il cavo HDMI, vabbè. Ragazzi, logicamente non siamo solo noi in questa radio, quindi è normale quando cambiano... Chiederemo lumi, comunque, promesso. Sì, cercheremo di capire come si fa, perché è cambiata proprio tutta la postazione. Allora, più ordinata, però bisogna dire. È più ordinata, ci abbiamo molto più spazio anche per i gameplay, quindi questa cosa ci piace molto. Però ecco, dobbiamo tornare a capire però un po' capire le novità bene a livello tecnico. Sì, comunque torniamo su Game of Thrones. Il riassunto è stata una puntataccia pure questa, secondo me. Game of Thrones, la 4 soprattutto, è stata veramente una puntata veramente inutile, anche quella. È molto da fanservice.
soprattutto il tutto il discorso di Jamie, poi per come va la guida. E quindi in sostanza poi per esempio non c'è alcun io la cosa assurda della puntata numero 4 è non c'è stato alcun collegamento con la puntata prima. No, assolutamente non, cioè, si capisce che sono, come dire, sono arrivati, dove si sono messi, quello che hanno fatto. Voglio dire, cioè, nel senso, Aria, io pensavo che la incoronassero, che ne so, protettrice del Nord, che facessero chissà che cosa, niente. Invece Arya Stark semplicemente mentre stanno a bere per festeggiare, no, la vittoria sugli Bella Estrani, per te. Gli dicono brava, bella per te. Gli dicono brava, come se avesse fatto fuori il cagnolino del villaggio. Cioè, se non era per lei praticamente morivano tutti, però per il resto... No, ragazzi, veramente la 4, deludente. Secondo me è stata veramente la peggiore. La quinta, cercano di giocarsela ora, in maniera anche la lì. La quinta è molto complicata, allora... Sì, ma quello che tendo a rimarcare è che è un episodio brutto. Uno lo vede bello perché sta in mezzo allo schifo, ma in una qualsiasi altra stagione sarebbe stato un episodio brutto anche quello. Allora, ma anche il rush finale in cui muoiono tipo me sei personaggi come scrittura in 5 minuti. Sì, ma ti spiego, secondo me è molto brutto come scrittura e poi soprattutto come scrittura perché c'è stata la stagione. Cioè, se te elimini praticamente tutte le puntate di questa stagione, no? E lasci solo la quinta, no? Per assurdo, facendo tutti i collegamenti del caso, in realtà non è neppure una brutta puntata in sé. Cioè, l'idea, no? Di, vabbè, siamo in zona spoiler, quindi diciamo tutto. Parliamoci chiaro. Daenerys che no? Diventa Pacha, già si sapeva che era Pacha. La Mad Queen. In realtà non è un'idea tanto campata in aria a livello proprio della serie. No, è figlia di fondo. Sì, è figlia, ecco. È figlia del re pazzo e poi ci sono i segnali, no? Che sarebbe diventata, che poteva diventare qualcosa di diverso piuttosto che la salvatrice del mondo. Cioè, c'erano comunque dei segnali. Il problema principale è quello che c'è stato in mezzo. Okay, tutto questo è, secondo me, il problema principale è che magari la svolta di Daenerys era una delle famose indicazioni che ha dato Martin a Benioff. Sì, poi dipende come sta realizzata, però, il punto. Il problema è tutto quello che c'è in mezzo. Cioè, nel senso, secondo me, si vede molto che la svolta di Daenerys era già, cioè è una cosa covava, che c'era già, certo, dopo il disastro di Khal Drogo, i figli, tutta la storia della maledizione, una cosa che già c'era nell'aria, la svolta di Daenerys, o comunque gli sceneggiatori lo sapevano da tempo. Beh, anche comunque come ha fatto fuori tutti gli oppositori nel tempo, cioè esatto. C'è sempre questa vena de sadismo, esatto, no? De follia, no? Daenerys è sempre molto sadica per certi versi, quando sì, forse è il personaggio meno stupefacente. A me quello che ha stupefatto di più è Jon Snow. Cioè, Jon Snow è partito da essere quella che era un'icona del Nord a essere una specie di vassallo deficiente. No, il problema è, oltre a Jon Snow, che veramente Jon Snow in tutta la stagione non dice un cazzo. Cioè, dice solamente "You're my queen! You're my queen!" Sì, così, cioè, tutti tant'è che ci hanno fatto già meme. È un cetriolo con la spada, no? Fondamentalmente è quello. È pure resuscitata, quella è la cosa assurda. Ma secondo me è quello che gli è sfuggito di mano. Doveva resuscitare per averci, ragazzi, un ruolo importante. Invece resuscita per averci alcun tipo ma, di ruolo. Quella cosa non ha senso, perché nel momento in cui te in Game of Thrones mi fai resuscitare un personaggio, lo fai inconcludente. Cioè, era meglio rimaneva morto. Capito? Quindi forse sarà fondamentale per la puntata di chiusura. Speriamo, non credo. Speriamo, se no buttiamo Anzi, via. Ti azzardo una previsione. Dimmi. Come finirà, secondo me, Game of Thrones? Come finirà? Finirà che Daenerys in qualche modo viene fatta fuori. Cioè viene o viene rinchiusa o viene comunque uccisa, non lo so, ma comunque viene detronizzata. Sì. Jon Snow non vuole fare l'imperatore, quindi non lo farà. Secondo me troveremo Tyrion e Sansa sul trono.
possibile, con Jon Snow come primo cavaliere, magari come mano, possibile, no? E probabilmente andrà proprio così, che almeno Sansa sarà la regina, secondo me succederà, secondo questo me sì. Per il resto, allora, per il resto diciamo una cosa riguardo la puntata. Secondo me è una delle migliori puntate a livello visivo a livello sì. di come è diretta. Che ne pensi, per esempio, delle cariche del fuoco verde, che era il fuoco che quello era sistema, cioè, secondo me, io penso che sia stata Cersei. Cersei ha fatto un casino lì strategicamente per aumentare il potere distruttivo, secondo me. Cosa. E poi però non aveva calcolato, logicamente. A me è piaciuto molto, in realtà. Stavano nelle abitazioni questi esplosivi. Se fa quasi pensare, dice, se attacchi la città, sì, allora la distruggi. Cioè, quindi in realtà è complice quando Daenerys Cersei nella distruzione. Ma secondo me perché pensava più che altro che lei avrebbe mirato ai militari. E non avrebbe mai avuto il coraggio. Ma secondo me non pensava mai l'avrebbe fatta alla no, fine. Infatti è rimasta terrorizzata. A me è piaciuto. Non sono uno di quelli che dice che Cersei è rimasta lì, insomma, a guardarla. No, era sgomenta, anche perché era incinta, tutto il resto. Sapeva che sarebbe morta. Secondo se fosse me non voleva credere ai suoi occhi, capito? Quindi, cioè, quella Cersei lì a me alla fine è piaciuta. Ripeto, ma il problema secondo me non è questa puntata, perché questa puntata presa a sé, senza sì, la stagione, è la meno peggio. È costruita abbastanza bene, anche se ci stanno delle stronzate come Tyrion che mi fa incazzare da morire su questa puntata, perché voglio dire, prima condanna Varys a morte, poi dopo libera il fratello. Si salva lui, insomma, fondamentalmente, fa i cavoli suoi. Insomma, però è molto contraddittorio. Io te la butto là. Come cosa. Trovo che i migliori personaggi di questa puntata siano Arya e Clegane. Sì, assolutamente, Clegane su tutti, perché... Clegane è proprio, arriva al compimento, alla maturazione del personaggio che era. E Arya invece torna umana laddove sembrava non ci avesse più un briciolo d'umanità. No, forse sono due personaggi che riescono a essere... Arya perde il lupo. E esatto. Trova il cavallo, cioè è sempre un discorso di sì. Arya che farà, per esempio? Secondo me Arya sparisce. Allora, Arya dipende, cioè, allora o avrà un ruolo centrale oppure sparirà dalla puntata. Sparisce, bisogna secondo solo me vedere... per come è fatta lei, non ha rifiutato la proposta del fabbro. Certi. Però bisogna vedere, perché comunque è rimasta molto coinvolta nella distruzione di... Potrebbe anche azzardare lei uccidere Daenerys. Sì, cioè quella è un'altra possibilità. Certo, uno spera che Jon Snow faccia qualcosa e che non faccia tutto Arya. Quindi secondo me c'erano ancora delle morti, comunque. Vediamo, colpi sì, di scena. Sì, assolutamente. Ci ascoltiamo qualcosa? Sì. Stiamo implodendo. Qualcosa, poi continuiamo. Mettiamo magari finiamo dei Jethro Tull, Minstrel in the Gallery. Certo, vai. Alza. Così respiriamo. The minstrel in the gallery looked down upon the smiling faces. He met the gaze as observed the spaces between the old men's cackle. He brewed a song of love and hatred, a bleak suggestions, and he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming panel beaters, freshly dangled factory cheaters, salaried and collar scrubbing, he titillated men of action, belly warming hands still rubbing on the parts they never mentioned. He pacified the nappy suffering, infants bleating, one-line jokers, TV documentary makers, overfed and undertakers, Sunday paper backgammon players, family scars and
pages. Then he calmed them down to a stage. Then they looked at all the friends he made. E poi andiamo con le novità videoludiche. Ragazzi, siamo tornati. Allora, dicevamo, stiamo chiudendo di parlare di Game of Thrones. Di Game of Thrones e chissà che succederà. In sostanza, più che altro, questa quinta puntata è diretta bene, è bella. È scritta malissimo. Ha un solo problema, è scritta male, secondo me, nel senso risulta scritta male in base a come è andata la stagione. Perché se per esempio Daenerys avessero approfondito di più la sua follia, no? A me mi è sembrato pelle, la sua come una capito? Come una un finire del budget, sinceramente. Cioè mi è sembrato cioè, l'impressione di un budget che finiva repentinamente. Detto ci abbiamo i soldi per fare 5-6 puntate. Guarda, mettiamoci tutto e a finisce livello lì. Visivo questo è spettacolare. Io sì, infatti non capisco perché la ma lì ogni volta che fanno del drago partono 10 milioni di dollari. Porca troia. Probabilmente. Ma io non infatti la, non la capisco, somma è quella. Non capisco come hanno fatto invece sulla 03, visto che era lo stesso regista, a farla così moscia la puntata degli estranei. Non lo so, comunque ragazzi chiudiamo qui Game of Thrones, vedetelo se non l'avete ancora visto, rimanete delusi come noi se non siete ancora rimasti delusi. Poi vedremo come andrà a finire e cediamo la parola a Alessandro che ci parli oggi. Alessandro, qual è il titolo che sta per uscire a giugno importantissimo per Crash Team Racing Nitro Fueled Nitrous Oxide Edition, che è la versione che tu ti comprerai. Sì. Che cosa hai di differente rispetto alla versione base? A parte il titolo lungo 6 metri. Sì, perché sulla Nitrous Oxide Edition ti danno 4 personaggi aggiuntivi più Nitrous Oxide con il suo Hovercraft. E poi ti danno 5 skin di 5 personaggi. La skin star di Crash, Coco e Cortex, la skin robotica di Crunch e la skin stella di Nitrous Oxide con le tinture del suo veicolo. Pensa a te. Quindi sarà una ricca edizione da collezionisti. Alessandro è un grandissimo fan della saga di Crash Bandicoot. Proprio penso tra Spyro e Crash sono i tuoi preferiti. Sì. E quindi ne abbiamo parlato in questi giorni. Lui è molto, molto, diciamo, coinvolto da questa cosa. Molto contento perché ci siamo. Giugno, no? Quando esce? Il 21 di giugno. Il 21 di giugno, quindi quasi a coincidere con la fine delle attività scolastiche. Arriverà questa importantissima novità nel campo videoludico. Ma ce l'abbiamo avute due questo periodo, oltre a Crash. Ci abbiamo avuto anche Medieval. Perché la remastered di Medieval uscirà il 25 di ottobre. Anzi, sarebbero 4 giorni prima di Halloween. Esatto. E comunque non è da casaccio per un non gioco come quello, no? No. In più, ragazzi, l'abbiamo già scritto sulla nostra pagina. C'è il regalo ancora oggi su goodoldgamesgog.com. The Witcher 1 Enhanced Edition gratis. Quindi se prima c'avevate 500 giustificazioni per non averlo mai giocato, non comincio la saga, non lo so, è gratis ragazzi. La versione migliore con le missioni aggiuntive, la difficoltà aumentata, prendetevelo. Anche la grafica è migliore sul primo. È migliore la grafica, ma soprattutto secondo me il primo c'ha ancora una storia che arriva legata ai libri. Ma non solo, ma che rivaleggia col terzo, perché nel primo Geralt ha perso la memoria, quindi nel gioco devi ritrovare la memoria, ma è molto particolare. Secondo me il primo rifatto con il motore del terzo sarebbe un gioco sarebbe senza senso proprio a livello magari lo faranno come hanno fatto. Io non credo, purtroppo, perché la Red Project ha già detto che i giochi sull'universo di Geralt sono finiti, non su quello di Witcher, ma su quelli di Geralt. Ormai Geralt ha dato tutto quello che poteva dare, quindi Geralt non lo toccheranno più. Geralt è finito. Peccato, perché dai, una versione rifatta del primo ci starebbe. Lo so, ma io penso che economicamente gli renderebbe sicuramente un botto, perché tutta la gente che ha giocato il terzo si ricomprerebbe The Course il primo. Io ho compreso, ma pur avendoci tutte e tre da anni. Io me lo voglia. Però anche se ancora non ho finito il terzo, però. Loro sono molto. Quei giochi mi piacciono perché sono molto. Sono duri e puri, nel senso quello che dicono. Cioè, se no.
da contendere al 99%, anche sul 3 è successo che delle cose non fossero come erano nei trailer, come erano nelle interviste, però è un gioco che al 99% riflette quello che è stato detto durante tutta la campagna pubblicitaria e le interviste. L'altro gioco che ci dicevi, quello delle miniature? Ah, giusto, Skylanders. Skylanders, in che consiste? Tu ce l'hai? Sì, anzi ce ne ho 4 di capitoli. Ah. C'ho Giants, Swap Force, Supercharger e Trap Team. E che cosa fai su questo Skylander tu quando giochi? In pratica, quando posizioni un personaggio sul portale e appare sulla TV, devi viaggiare nel mondo di Skylands e fermare i folli piani di Chaos. Ok. Il nemico giurato degli Skylander. Quindi ogni personaggio in realtà ha delle abilità particolari, probabilmente. Sì. Che gli altri non hanno. Mm-hmm. E qual è il tuo personaggio preferito da quelli che hai provato? Beh, ci sono parecchi, ma il mio preferito sarebbe sempre Spyro. C'è anche Crash, probabilmente. Sì, lo hanno aggiunto sull'ultimo che hanno fatto. Vedi, tu niente, con queste compri, questi l'ho visto in giro, questi pupazzetti, li metti su questa piattaforma, c'è una specie di codice che la PlayStation riconosce e acquisisci il personaggio che hai comprato direttamente nel gioco. Incredibile. Quindi diciamo, cerca di essere un po' realtà aumentata. Sì, esatto, anche perché se ricordo bene c'è anche questo capitolo in cui compravi proprio l'astronave. Sì. Della Volpe di Star Fox, credo. Starlink Battle for Atlas. Okay. Disponibile solo per Switch. Mettevi proprio l'astronave e nel gioco guidavi l'astronave, era una specie di joypad, è veramente figo come idea. Quindi ecco, questi giochi così un po' ibridi, un po' particolari, ci fanno piacere, insomma. Mm-hmm. Bello anche da vedere. Poi che è successo in questa settimana nel mondo videoludico? Sono successe tante cose. Andiamo su player.it andiamo a leggere player.it quello che è andiamo successo. A leggere un po'. Allora, vediamo un po'. Novità su Lucca Comics. Magari ne parliamo più là con una puntata dedicata solo a Lucca Comics, magari sarebbe esatto. Bene andarci e fare qualcosa direttamente da Lucca Comics, ma magari. No? Ah. Allora, ok, su player Starbreeze, gli sviluppatori di Payday 2, che ricordiamo era quel gioco in cui entravi e c'era questo scontro tipo tra poliziotti e rapinatori, mm-hmm. molto famoso su Steam anni fa, praticamente sono prossimi alla chiusura. Perché è andato male Overkill's The Walking Dead, non è andato bene e quindi la Starbreeze sta chiudendo. Questo ci dispiace perché quando comunque chiude una casa di sviluppo è sempre triste. Fondi nazionali per lo sviluppare videogiochi, l'esempio australiano. Pensate, c'è ancora qualche pazzo che paga per produrre arte, perché i videogiochi questo sono al pari della musica. Quando vanno bene hanno pure profitti. Ragazzi, un altro leak interessante, che è il possibile porting di Red Dead, mi toccherà comprare un'altra volta. Io lo comprerò la prima volta. Quindi Red Dead Redemption 2 sul PC, magari la lo faranno. Come, un po' come GTA 5, ragazzi, sembrava non arrivasse mai e poi è arrivato. È il fatto purtroppo è che spesso la Rockstar che ha fatto è difficile che parte dal secondo capitolo di una saga per comporting. Cioè, per la loro coerenza anche a livello d'azienda avrebbero dovuto metterci anche il primo. Cioè, capito? È come se avessero fatto solo il 4, solo il 5 del GTA e non in precedenti. Quello è vero. È difficile, per come ragionano loro a livello proprio di marketing, quello è vero. Se ti obbliga una saga videoludica su una console, spesso ci rimangono, Però non questo credo per che... Non credo che aspetteranno l'uscita di una PlayStation 5 per far sì che quel gioco giri decentemente su una piattaforma. Però non è da escludere, purtroppo, perché col primo fecero lo stesso. Sembrava dovesse uscire per PC e poi non uscì. No. Devil May Cry 5 e Capcom, rinascita di un brand, riaffermazione di una casa madre. Siamo contentissimi, insomma, sì, che la Capcom stia andando la bene. La Capcom si è ritirata su dopo le oscenità che faceva fino a 5-6 anni fa, E devo dire, era abbastanza triste perché sono un affezionato, cioè la Capcom mi ha cresciuto tra i vari Street Fighter e tutti i titoli da Gabbinato, ci ha cresciuto un po' tutti, sarebbe tristissimo vederla andarsene, no? Persa un po'. Pensa anche tu avrai giocato a qualche gioco della Capcom, sicuramente. Sì. La conosci come marca, no? Come brand. Sì, diciamo la conosco che... La conosco la marca della Capcom. Ha fatto Devil May Cry, per esempio, che è famoso per... Ma ha praticamente inventato i videogiochi più importanti della storia. I picchiaduro, probabilmente. I picchiaduro, come
cioè come Street Fighter 2, no? Assolutamente. Interessante anche questo, se non fosse solo lì, che Saint Row, nuovo capitolo del Rio. Allora, Saint Row è una di quelle saghe che io ami e odio. Io, per esempio, l'ho amata. Anch'io. Nelle sue sfumature più schizzate è più un matte. GTA 5 dove matto. Se cazzeggi, giochi, praticamente. Cioè, giochi cazzeggiando, a differenza di GTA. Final Fantasy 7, remake tra paure e speranze. Ma speriamo solo nelle speranze. Sì, beh... non so se questo remake sarà un action RPG, mi sembra di sì. Magari. Sì, perché una svecchiata beh, a Final Fantasy ci però giocato? Anche il 15 a Final Fantasy? No, procuratelo. Beh, però anche il 15 è un action RPG. Sì, sì, no, infatti quindi c'è. Io sapevo che era assolutamente era un action RPG questa nuova versione. Sì, che poi la saga di Final Fantasy ci ha dato un sacco di diciamo anche de sì, soddisfazione, cioè no? Alla fine ha anche la sua meccanica un po' più vecchiotta, no? Del come si chiamano quelle dove comunque devi aspettare il tuo, quella a turni praticamente. Sì, eh? Il tipico GDR nipponico. Esatto, a turni. Beh, alla fine comunque una volta che sei entrato bene nella, cioè, te godi la storia e te godi le meccaniche, cioè, del gioco stesso, fine, chiaro. Te godi la storia e le meccaniche più strategiche, comunque, no, alla fine le impari e te interessantissimo, diverti. Interessantissimo, infatti. Te diverti, certo, però ormai è un gioco un po' vecchio. Potrebbero apprezzare solo i vecchi, come noi. I più vecchiotti, insomma. Male. Io pure, per esempio, da giovane non riuscivo a giocarci a Final Fantasy. Era noioso, mi è stato noioso. Mi è piaciuto, ci ho giocato lo stesso, però le meccaniche così non troppo intuitive, non troppo spavalde, sì, ma hanno sempre... C'è da dire che io spesso mi ritrovavo questi giochi in giapponese, ma non capivo un cazzo. No, vabbè, quello no. Capito? Finché c'è un gioco giapponese che è un action, alla fine... Ce la fai, vai oltre, quella vita. Vai oltre. Ascoltiamoci... qualcosa di Faith No More, questo è The Last to Know. The Last to Know. Vai. Wearing rose on trees but never Bye.
Siamo tornati dopo i Faith No More con il bellissimo Fool for, King for a Day, Fool for a Lifetime, forse il loro album più, più conosciuto. Tra i loro migliori. Allora, Alessandro, mentre stavamo qui ascoltando la musica, mi ha detto: io ci avrei altri due giochi di cui vorrei parlare, di cui vorrei, su cui vorrei farmi sentire. Vai. Beh, ci sarebbero due giochi di due protagonisti, tra i quali Ratchet & Clank o Jack & Dexter. Ah, parlaci un po'. La saga di Ratchet & Clank all'inizio parla di questo Lombax chiamato Ratchet, che lavorava come meccanico, quando improvvisamente vide in una fabbrica di robot su un vicino pianeta ci fu un guasto e venne creato Clank. Così Clank vedeva i piani di un malvagio che voleva distruggere i pianeti. Ah, Clank è quindi un robottino. Sì, così dopo essere stato scoperto prese una nave e scappò dal pianeta, però lo abbatterono e finì nel pianeta di Ratchet. Così Ratchet lo trovò e se lo portò al suo garage. E dopo che Clank si è risvegliato, gli spiegò tutto l'accaduto. Ok, quindi il gioco è riuscire a impedire a questo nemico, a questo tiranno, di conquistare i pianeti praticamente. La galassia di Solana. La galassia di Solana, che ha minacciato questo tiranno che si chiama? Drek. Quindi, ragazzi, pure io ho letto solo pareri positivi su questo gioco per PS4, che è una remastered della PlayStation 2, credo proprio. Però, a differenza della PlayStation 2, questo è basato sui fatti avvenuti nel film, quindi è un po' più particolare. Io ero un gioco che stavo lì per prendermi diverse volte, penso che dopo il consiglio di Alessandro me lo prenderò. L'altro invece che dicevi? Jack and Dexter. Mm. Anche questa saga parlerebbe di due personaggi insieme. La storia parlerebbe di Jack, questa specie di elfo, che col suo amico, compagno fidato, nonché amico Dexter, vanno sull'isola della nebbia dopo che... essere stati avvertiti da il vecchio verde, gli ha detto di non andare mai a quell'isola. Loro ci sono lo stesso, giustamente, perché non erano un po' superficiali. Ignorando gli ordini del vecchio verde. E che succede su quest'isola? Beh, Jack e Dexter scoprono che due malvagi stregoni hanno preparato un grande esercito per... conquistare. Per continuare la ricerca degli oggetti precursor. Ah. Poi quei due vanno in esplorazione dell'isola e trovano una pozza di eco scura. Ovviamente, cos'è questa eco scura? Beh, si tratterebbe di un liquido magico che ha dei poteri oscuri. E quindi che ci fanno una volta che la trovano? Beh, non lo so. Comunque, dopo essere stati scoperti da un nemico, Jack prende la bomba che ha preso Dexter e la lancia la scaglia contro il nemico, ma purtroppo spingendo Dexter sulla pozza di eco scuro. Aia. Trasformandolo in una specie di tasso, quel che è. Così dopo... che trama? Ma è interessantissima. Io sì, sono tornati... un po' distratto. Dopo ma... tornati quella notte. Dopo quella notte, Jack e Dexter tornarono dal vecchio verde per far tornare Dexter come era prima. Ma ovviamente non era possibile. Sì, ma fortunatamente c'era uno che aveva studiato abbastanza l'eco scuro da riportare Dexter alla sua forma originale. Era uno stregone che si trovava nel lontanissimo nord. Quindi arrivaci al nord dell'avventura. Sì, ma l'unico modo per raggiungerlo è attraversare uno dei portali con gli altri saggi, ma non si sentivano notizie da loro da anni. La seconda alternativa è passare attraverso il canyon di fuoco. E passano nel canyon di fuoco quindi loro? Sì, dopo aver riparato l'overcraft della figlia del saggio. E quindi comincia questa avventura di cui poi tu sei l'interprete praticamente. Bello che è un platform, che è un arcade, come tipo Spyro. Sì, più o meno. Ci sono tre capitoli dopo. Bene. Beh, ragazzi, allora, comunque, dei consigli ludici oggi c'è da Alessandro tra edizione speciale di Crash Bandicoot. Questi due dettagliatissimi. Se c'avete dubbi su qualche gioco da prendere, penso che ve l'abbia tolti completamente Alessandro. Io invece stavo vedendo un po' di novità riguardo le news dei film. Insomma, stavo un po' scorrendo le varie news. C'è stata una su Kevin Feige, che ha dichiarato che la Marvel non voleva Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man. Questa è la prima fortuna. Fortuna. Dopo che è morto su Endgame. No, prima non lo volevano come Iron Man originariamente. Beh, sarebbe andato bene. Sarebbe andato molto bene. Questo dimostra sempre che i produttori hanno l'occhio lungo, ovviamente.
come, la, come la Sony, che invece di comprarsi il pacchetto completo di Marvel si è comprato solo Spider-Man, perché secondo loro Iron Man e Thor non sarebbe mai funzionale. Geni. Poi un'altra notizia molto esilarante, se non che farà incazzare i fan di Ghostbuster ancora di più. Cioè, il terzo capitolo non arrivo. Bill Murray ha detto: pronto a fare un altro film di Ghostbuster, ha pagato il college a mio figlio. Bill Murray che è sempre molto... È sempre caustico. Sì, molto caustico. E poi vabbè, novità, altre novità ancora non ne trovo, però ecco, mo cercherò. Ci sta un utente che ha creato un'immagine di Jared Leto quando faceva Joker per la DC completamente senza tatuaggi, e sembra che in realtà avrebbe funzionato molto meglio il Joker senza. Il QuakeCon arriva in Europa e c'è, e non c'è che esserne felici, ovviamente, ma magari. Ci stanno un sacco di novità, ragazzi miei. Ah, come il gioco nuovo Days Gone. Che non è sembrato per niente buono, ragazzi. Days Gone non ha proprio... non sta andando bene. Sulla carta è un gioco abbastanza... scrausetto da quello che hanno, infatti sembrava una di quelle esclusive per PS4 su cui puntare, vedrai che invece si rivelerà roba come Medieval, roba su cui puntare. Allora, io c'ho un'altra notizia stavolta per quanto riguarda le serie TV. A quanto pare è già stata aperta una petizione di... Ah sì, per rifare l'ultima di Game of Thrones. Che ci mette soldi? Che chiedono di rigirare l'ultima stagione, ma voglio dire... Ma con quali soldi rigiri l'ultima stagione? Dai, non... Ma poi... E Martin, vabbè, Martin ha dichiarato che... Vabbè, sta roba è tossica comunque in realtà. Sì, è tossica per qualsiasi cosa. Molto tossica. Tra l'altro Martin ha dichiarato che insomma non... cioè... come gran parte del cast, poi tra l'altro, di Game of Thrones, non so se avete visto, non sono rimasti contenti di com'è andata. Hanno chiesto ai vari Emilia Clarke, Emilia Clarke non è stata per niente contenta di come si è voluto il personaggio. Emilia Clarke, quando gli hanno detto ti è piaciuto come si è chiusa la stagione, ha fatto così. E, bellissimo la reazione dell'attore di Harrington, l'attore di Jon Snow, praticamente all'inizio ha detto qualcosa tipo sono rimasto veramente, cioè dice disappointment, cioè ha detto così, dopo si è corretto, ha detto no, it was epic. No ragazzi, ma cioè sono 10 anni penso di serie. Ma comunque, sì, 10 anni. È una serie che è arrivata stanca, e si è invecchiata male rispetto a come doveva invecchiasse. Purtroppo. Secondo me, diciamo, è una serie che aveva delle potenzialità incredibili. Questa domenica si chiuderà definitivamente. Definitivamente. Sembra poco, ma 9-10 anni dietro una serie televisiva che ti è piaciuta tanto. Poi arrivano a chiudersi, questo sarà un po' per noi l'ending game questa domenica. Ragazzi, ma poi vogliamo commentare chi ha chiamato la figlia Daenerys, chi ha dato il nome il mastino, no? Come la serie, e poi magari si è ritrovato un personaggio. No, ragazzi, infatti, questi sono nell'iperbole internettiana, per usare un termine Richard Benson, no? Nella parabola internettiana, soprattutto non svegliamo nulla. Ah, sì, vabbè, no. Lo svegliamo. No, nel senso, che avremo un grande ospite. Dobbiamo capire se ci vogliamo fare la puntata, ci vogliamo pubblicizzare per bene o no. Io sto per per spoilerarci. Allora, io direi che manderemo degli indizi molto... Però ragazzi, seguite la pagina, seguite Radio Passeggiata, perché la prossima settimana ci avremo un ospite molto importante. Molto, un ospite che più o meno aspettate, diciamo, i veri nerd lo aspettano tutti. Esatto. Non è qualcosa che potete lasciarvi sfuggire per qualsiasi motivo. Ma chi è? Ok, capito. La frase topica sarà vermi latranti. Esatto. Allora, poi...
vi dirò altre notizie. Ah, c'è anche, sta girando anche il produttore di Grezzo 2, che se tutto va bene avremo un'intervista per lui molto presto, ci spiegherà un po' Grezzo 2, ragazzi, che è un po', diciamo, come dicono anche su Player.it, il post all'italiano, il post all'italiano perugino. Poi Grezzo 2-2 si chiama. Grezzo 2-2, no? Sì. Incredibile. Ragazzi, Grezzo 2-2 lo comprerò al day one, probabilmente. Incredibile. L'ultima... Ah, ragazzi, è in 3D. È completamente in 3D? Stiamo scherzando? No, cioè, ma quello cosa? È lo sgrassatore. Sì, dell'Eurospin. No, cioè, fallo vedere, trascinalo. Trascinalo. Ma che è 3D quello? Facciamo vedere. Non so quanto si veda, ma. Non so quanto si veda, ma ecco, questa è una prima immagine di Grezzo 2. Allora, Grezzo 2, Grezzo 2. Meno male che ci sei, Grezzo 2. Esatto. Vediamo un po' qua se c'è qualche altra immagine. Ah, ma questi sono video, credo. C'è, no. Qualcuno, c'è qualcuno nella lavatrice. No, ma che è? Un nazista quello? Oddio. È un nazista nella lavatrice. Molto bene. Un messicano. Ecco. Ovviamente, poi... Gioia a Grezzo 2 sul PC di Grezzo. Ovviamente. Notare poi questo omaggio. Oddio. Alla grafica. Guarda un po', quello è il bastone del blood rifatto in 3D. Esatto. Notare poi l'omaggio alla grafica anni 90, no? Che andava per la maggiore allora. Guarda un po', eccolo qua. Scordatevi inoltre di portare in streaming, dato che tutti i giochi di Nicola, compreso che... sono bannati a Twitch, nessun problema, ragazzi. Sono bannati a Twitch, problema. Ma non daremo a passeggiare. Esatto, esatto. Ci arriveremo noi. Laddove la censura, laddove il ban Hammer arriva, esatto. Poi ci censureranno a noi, però non ce ne frega niente. Mi assumo la piena responsabilità di portare acqua a un mulino come quello di Grezzo, ragazzi. È esatto. Impossibile non essere orgogliosi di un prodotto umbro di tali livelli. Come Grezzo 2. C'era anche Grezzo 2 Super Bot e Bamba 2 Turbo. Esatto, ecco. Quello per esempio lo voglio in edizione speciale, quello lo devo ancora. Comunque, ragazzi, sarà comprare. Del tutto gratuita la distribuzione, quindi ve l'ho giocata gratis con quella che sembra la grafica, comunque sì, degli anni 90. Sì, ottima, però più che decente. Ottima, va benissimo, noi siamo nostalgici. È la grafica, è la grafica di Postal 2, secondo me, il motore della Real Engine quello vecchio. Sì. Ricordo però rimesso apposta. E pertanto io aspetto il momento in cui l'autore utilizzerà l'Unreal Engine. Non lo so, 3. magari arriverà lavorate, con il 3 prima o poi, arriverà a utilizzare il 3 e chissà che capolavoro che verrà fuori. Detto questo, io ho una breve... Ragazzi, ma sa la versione, diciamo, 3D dei Montesi... Che te canta Spirito di Santità, Spirito di Luce, Spirito d'Amore, di Fuoco, sarà bellissimo. Assolutamente. Io ho una breaking news per tutti gli amanti di Rick e Morty. Tornerà a novembre con la quarta stagione. Capito? Torna Rick e Morty. Alessandro, tu hai visto Rick e Morty, lo conosci? Sì, me l'ha fatto conoscere Matteo Olivieri. Ti è piaciuto? Sì, il ragazzo che è venuto a trovarci l'altra volta, no Matteo? Favoloso. Vabbè, Rick e Morty, tanto amore, ragazzi. Come fai a non voler bene una cosa come Rick e Morty? Favoloso, per me è un capolavoro. Rick e Morty è amore allo stato puro. È un capolavoro, altro che Game of Thrones. Fate sceneggiare Game of Thrones dagli autori che rimbano fuori delle cose. Draghi che escono da portali dimensionali. Ma che stai scherzando? Ma poi guarda che per scrivere roba ironica come fanno loro. Speriamo che anche loro con questa, che è la terza serie? Sì. La quarta serie non decadano, ma non credo. Secondo me è difficile. C'hanno tanti spunti. Anche l'Alabama che diventa il primo stato al mondo in cui è vietato abortì. Cioè, potrebbe essere una cosa... Madonna, ci potrebbero fare. Non scendiamo in questo, ma di lavori interessanti ce n'è, ragazzi. Ce n'è, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Quindi niente, da ragazzi. Lorenzo Damario, Francesco Porchetti e Alessandro Molinari, che diventa sempre di più il terzo speaker di questo terzo programma. Speaker de... A breve faremo anche queste famose magliette. Sì, assolutamente.
assolutamente. E ve le faremo avere il prima possibile. La prima la daremo a Alessandro. Assolutamente. Sì. E ragazzi, poi prossima volta ci sarà la sigla. Mo mi devo ragazzi, prossima volta non mancate, perché ci sarà un episodio di quelli leggendari, per Terni, non solo per la radio. Di quelli leggendari, quindi alle 5 state a lavorare, non lavorate più, state a mangiare, non mangiate più, sintetizzatevi su Radio Passeggiata, esatto. Venite qua al bla 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 anche dal vivo, perché avremo un ospite molto 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 speciale. Sì. Mm-hmm. Non ci sarà recensione di Game of Thrones, perché no, perché è troppo importante quest'altra cosa, troppo importante il resto, ragazzi. Quindi, buona vita, buon vediamo. Tutto e buon giovedì sera. Buon giovedì sera. You